sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, ciascuna con decine, centinaia o migliaia di miliardi di stelle. Le stelle sono state il principale oggetto di studio di Marguerite Hack. Studiando la loro distribuzione nello spazio, si è subito compreso che le stelle, osservate in una notte buia e serena, non sono che una minima parte di quelle che popolano realmente l'universo. Marguerite Hack ha sempre cercato di trasmettere al grande pubblico la propria meraviglia davanti all'immensità del cielo, delle stelle e delle galassie, e questo lo faceva con conferenze, libri e rilasciando interviste. E a proposito di interviste, nel 2012 ci ha regalato una piacevolissima chiacchierata rivolta ai bambini sulle bellezze del cosmo. Ascoltiamola. 1, 2, 3, hai mai provato a contare le stelle nell'universo? No, non c'ho tanta pazienza. Basta pensare, fare un conto statistico. Nella nostra galassia c'è qualcosa come 400 miliardi di stelle, forse di più, perché quelle più piccole e meno visibili sono molto più numerose di quelle più grosse. E ci sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, ciascuna con decine, centinaia o migliaia di miliardi di stelle. Quindi ci sono miliardi di miliardi di miliardi di stelle e forse altrettanti o anche più pianeti. Cosa vuol dire galassia? Galassia vuol dire la via del latte, perché gli antichi vedevano questa striscia biancastra che attraversava tutto il cielo e, secondo le varie mitologie, pensavano ci fosse una dea che perdeva una brocca che portava latte e seminava di latte tutta la strada. Comunque si pensava che fosse proprio una striscia di latte che attraversava il cielo. Fu Galileo nel 1610, col suo primo cannocchiale, a accorgersi che questo colore biancastro era dovuto al fatto che in quelle direzioni si vedeva una miriade di stelle e un addensamento di stelle, e non si vedevano separate le singole stelle, ma si vedeva proprio il biancore del loro splendore. Le distanze nell'universo sono davvero incredibili. Temo che il metro però non sia sufficiente per misurarlo. Il metro non è. Si misura un modo che si adopera anche sulla Terra, con la velocità. Sulla Terra voi dite sono a un'ora di macchina da casa mia a Venezia, sono a mezz'ora a piedi dalla scuola. E così, date le grandi distanze che c'è nell'universo, si usa la maggiore velocità che conosciamo, che è la velocità della luce. E quindi si parla di anno luce. Un anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno e si trova facilmente a quanti chilometri equivale, perché la luce viaggia a 300.000 chilometri al secondo. In un anno ci sono 31 milioni di secondi, quindi basta moltiplicare 31 milioni per 300.000. Fate il conto, ben qualcosa di circa 10.000 miliardi di chilometri. È sempre interessante ascoltare Marguerite Hack e vedere come concetti non banali li esprimesse in maniera molto semplice anche per dei bambini. Ma quali erano i principali interessi scientifici di Marguerite Hack? Lo chiediamo a Sandro Bardelli, ricercatore dell'INAF. Il principale interesse della Marguerite Hack sono state le stelle, di cui ha studiato la loro variazione di luminosità e la loro variazione di spettro. Nel 1945 Marguerite si laurea con una tesi sulle Cefeidi, una classe di stelle variabili. L'importanza astronomica di queste stelle è che più è lungo il loro periodo e più luminose sono queste stelle, per cui le rende uno strumento fondamentale per la stima delle distanze. Basta misurare il periodo di una pulsazione e noi sappiamo quanta luce irradia e quindi sappiamo la loro distanza. Qui è la prima pubblicazione della Marguerite Hack nel 1946, probabilmente tratta direttamente dalla sua tesi di laurea, in cui studia gli spettri di una stella Cefeide, FF Aquile, che è stato ottenuto col telescopio da 30 cm di Asiago. Grazie Sandro, e noi riprendiamo la nostra chiacchierata del 2012 con Marguerite Hack.
Che cos'è una stella? Una stella è un pallone di gas, che però è anche una centrale nucleare, perché nel suo interno ha temperature tali da trasformare l'idrogeno, che è il principale costituente, in elio e produrre energia da fusione. Cioè è una di quelle centrali nucleari che vorremmo costruire sulla Terra, ma che ancora non siamo in grado di realizzare a costi possibili. E ci dobbiamo contentare delle centrali a fissione, che invece sono più pericolose perché lasciano delle scorie radioattive che durano migliaia, anche miliardi, milioni di anni. Il sole brillerà per sempre o dobbiamo incominciare a preoccuparci e munirci di qualche torcia? No, non brillerà per sempre, però possiamo star tranquilli. E per altri 5 miliardi d'anni resterà così com'è. Cosa può succedere alla Terra se una stella vicina diventa una supernova? Beh, per fortuna non c'è questo rischio, perché supernove diventano solo stelle molto più grosse del Sole, e vicine alla Terra non ci sono stelle così grosse. E però se succedesse e ci arriverebbe una pioggia di raggi gamma, di raggi X, forse di particelle, che potrebbero essere dannose per gli esseri viventi. Alla fine della loro vita, le stelle più massicce si trasformeranno in buco nero, un oggetto che colpisce la fantasia delle persone. Ma cos'è un buco nero? Un buco nero si potrebbe definire come una regione dello spazio sufficientemente piccola in cui si è addensata abbastanza materia perché la velocità di fuga da quella regione superi anche la velocità della luce, per cui nemmeno la luce può uscirne e quindi è invisibile. E la velocità di fuga è la velocità che si deve dare a un corpo per sottrarlo all'azione gravitazionale di un pianeta o di una stella. Per esempio, per lanciare un razzo fuori della Terra bisogna dargli una velocità superiore a 11,4, mi pare, chilometri al secondo. E questa velocità di fuga è tanto maggiore quanto più grande è la massa e quanto più piccolo è il raggio, cioè quanto più la materia è concentrata. Se io potessi stringere la Terra in pugno e ridurre il suo raggio a metà, troverei la velocità di fuga è diventata radice di 2 volte più grande, cioè circa 1,4 per 11,4, che farà 16 chilometri al secondo più o meno. È vero che i buchi neri ci mangeranno tutti? No, i buchi neri sono come le stelle, sono molto lontani l'uno dall'altro, non sappiamo nemmeno quanti ce ne sia, probabilmente non ce ne sono tanti. Si crede che i buchi neri siano di varie dimensioni, che ci sia dei micro buchi neri paragonabili a delle particelle elementari che si sarebbero formati all'epoca del Big Bang, dei buchi neri di massa stellare che sono il residuo di ciò che resta di un'esplosione di una grande stella, una stella molto più grossa del Sole, alla fine della sua vita. E poi dei buchi neri ancora più grossi si troverebbero al centro della galassia nostra e forse di tutte le galassie, e sarebbero formati dalla compressione di materia che cade verso il centro per formare una galassia. Tra le tante stelle studiate da Margaret Hack, una in particolare era la sua preferita, Epsilon Aurigae, nella costellazione settentrionale di Auriga. Sandro, ci puoi dire qualcosa a proposito di questa stella? Epsilon Aurigae è una stella distante 1300 anni luce ed era nota fin dall'antichità perché si era notato che ogni 27,1 anni precise dimezza la sua luminosità, per poi tornare alla luminosità precedente in circa 2 anni. Per giustificare un'eclisse di 2 anni, l'oggetto oscuro che copre questa stella deve essere enorme. Anche quando gli astronomi hanno potuto studiare la massa del compagno oscuro, questo doveva essere 15 volte la massa del Sole e quindi doveva avere una luminosità sovrastante la stella che noi vediamo, ma non vediamo niente.
Margherita Hack propose, insieme ai suoi collaboratori Steno Ferruga e Gianluigi Selvelli, il modello per cui il compagno è una stella molto giovane, luminosa e calda, che però è ancora avvolta nel bozzolo di gas e polvere che l'ha formata, e quindi quando questo enorme bozzolo passa davanti alla stella visibile, la stella visibile diminuisce la propria luminosità. Lasciamo ora le stelle e trasferiamoci nel Sistema Solare, dove solo recentemente siamo riusciti a studiare in loco, grazie a sonde, rover, i pianeti, le lune e le comete. La speranza dell'uomo è che un giorno si possa andare a vivere, magari su un altro pianeta, come per esempio Marte. Ma sentiamo cosa ne pensava Margherita Hack. Quando abiteremo sugli altri pianeti? Ma forse nel Sistema Solare andremo su Marte, questo è un penso, ci andremo certamente nel giro di questo secolo. Non potremo viverci troppo comodamente perché l'atmosfera non è respirabile, bisognerà avere delle grandi cupole trasparenti alla luce solare e in cui ricreare un'atmosfera respirabile, ma su Marte le condizioni sono sopportabili, la temperatura ha dei grossi sbalzi fra il giorno e la notte, ma comunque sopportabili. So, si va da meno 80 a più 20, per esempio, ma sono valori che si riscontrano anche sulla Terra. Su Mercurio non c'è traccia d'atmosfera e poi è troppo vicina al Sole. E come sulla Luna, passando dalla luce all'ombra, si passerebbe da una temperatura dell'ordine di più di 100 gradi a meno 100. E Venere c'è un'atmosfera talmente fitta che è completamente avvolta di nubi, e questo fatto ha mostrato che ha creato un effetto serra così forte che la temperatura al suolo di Venere è addirittura di 500 gradi centigradi, quindi niente da fare su Venere. Poi, oltre Marte, Giove è liquido e gassoso, e così Saturno. Forse sui satelliti di Giove, potrebbe atterrare un'astronave, però ci fa un freddo cane, quindi sono temperature di meno 150, meno 200 gradi, quindi non troppo salutari. Comunque nel sistema solare delle sonde, forse con degli astronauti a bordo, in futuro potranno andare a visitare il sistema solare. Sonde non abitate sono andate fino a vedere i dettagli del sistema di Giove, la Galileo, poi c'è stata la Cassini che è andata a vedere i dettagli dei dintorni di Saturno e portava in groppa un'astronave più piccola, la Huygens, e l'ha sganciata e l'ha mandata da Saturno, l'ha mandata da sola verso Titano. E la Huygens è scesa nell'atmosfera di Titano, che fra l'altro è l'unico satellite ad avere una densa atmosfera ricca di molecole organiche, è atterrata sostenuta da 3 o 4 paracadute e ha mandato immagini del paesaggio, e gli scienziati hanno visto il paesaggio di questo Titano, un paesaggio che qualcuno di loro ha definito simile a una campagna inglese dopo la pioggia. Infatti si vedeva, il terreno sembrava bagnato e si vedeva dei fiumi in cui scorreva un liquido che però non poteva essere acqua perché la temperatura è inferiore a meno 200 gradi, poteva essere metano liquido. E in questo metano liquido, chi lo sa, potrebbero esserci dei batteri, non lo sappiamo. Sappiamo solo che i batteri sono bestie molto resistenti a condizioni estreme, anche sulla Terra. Quindi perché potrebbe darsi che degli esseri viventi, come i batteri, si formino anche in assenza di acqua, in un liquido diverso come il metano. È vero che Saturno, il Signore degli Anelli, è una specie di gigantesca boa? Ah, in questo senso sì,
perché la densità di Saturno è inferiore a quella dell'acqua. Quindi se ci fosse un oceano capace di contenerlo, Saturno galleggerebbe. Lo scopo della scienza, e quindi dello scienziato, che nel nostro caso è l'astrofisico, non è tanto quello di dare delle risposte, quanto quello di porsi le giuste domande. Ogni risposta, per quanto dettagliata possa essere, sarà sempre incompleta di fronte a quella che è la natura delle cose. Quello che succede è che più progrediamo nella conoscenza e più scopriamo che le cose che conosciamo sono solo una minima parte degli innumerevoli fenomeni prodotti dalla natura. Chiudiamo questo video tornando ancora con Margherita Hack e con la nostra chiacchierata del 2012 e sentiamo cosa ne pensava al riguardo. Anche oggi noi sappiamo come si è evoluto l'universo, come è strutturato, sappiamo cosa sono le stelle, come si evolvono, sappiamo come si comporta la materia, la radiazione, però non sappiamo perché c'è l'universo, perché è cominciato, non lo sappiamo, è sempre esistito, non lo sappiamo. Quindi ci sono tanti perché a cui la scienza non saprà mai rispondere.